bentrovati a tutti. Vi ringrazio assolutamente già di aver risposto a questa, questo invito di poter avere una serata dedicata, come già ha introdotto Giovanni, al sentire, all'ascolto, in maniera differente, dalla musica alle erbe, alla birra, alla pizza. A dire il vero, dovevo essere affiancato da Luigi perché l'abbiamo fatto insieme, però lui è estremamente impegnato a fare le pizze, quindi me la dovrò vedere un po' da solo, o meglio ancora insieme a Giovanni. Perché? Perché è importante che ci fosse proprio Luigi? Perché abbiamo realizzato questa birra, diciamo, sperimentale insieme, unendo le nostre esperienze. L'una, quella della birra artigianale che sta facendo da qualche anno e che alcune potete già usufruirne qui nel locale, nel suo locale, e dall'altra la mia esperienza con le erbe. Quindi ci siamo detti, perché non unire le due cose? Vediamo come esce questa birra che potesse avere anche delle qualità stagionali. Questo è anche uno degli intenti e degli obiettivi, quello di dare una birra per ogni stagione. Infatti sarà in sé anche un progetto, ci sarà una prospettiva, in quanto vorremmo realizzare per ogni stagione una birra, utilizzando le erbe che sono presenti chiaramente in quei giorni. Questa è quindi una birra prettamente estiva. Perché? Perché anzitutto c'è l'elicriso, pianta che si raccoglie tra giugno e luglio, una pianta che richiama già in sé dal nome il sole, elicriso, pianta del sole, Helios, e una pianta gialla, quindi il colore anche in sé potremmo dire dell'estate, ed è una pianta che si trova, cosa importante, sono tutte piante che si trovano qui nel nostro Monte Aquilone, di tutta questa zona, di questo ecosistema, ed è una pianta che si raccoglie tanto nel periodo del solstizio per poi anche proseguire tra luglio e agosto, le prime settimane di agosto. Perché dico o massimo le prime settimane di agosto? Perché poi comincia chiaramente a seccarsi e quindi non è più raccoglibile, per quanto comunque anche le foglioline, quelle basali, diciamo così, sono utilizzabili in tisana. E noi stiamo imparando, c'è Annalisa, c'è Dora, ci sono tante persone che stanno imparando insieme a me a riconoscere le erbe spontanee dagli inizi di agosto. Ho avviato questo corso per condividere quello che per me è stata un'esperienza pluriennale. Un'esperienza che mi appassiona e che, diciamo così, si è trasferita anche nella birra. Devo dire che io rispetto alla birra prima c'avevo un po' un pregiudizio, forse il pregiudizio dei miei anni, no? Di vedere queste grandi bevute che mi sembravano un po' volgari, un po' degradanti. E invece in questo modo devo dire che già da tempo, rivalorizzandola in chiave artigianale, nella birra artigianale, ben arrivati. Ciao Francesco. Ho potuto, ecco, superare un po' questo pregiudizio che avevo, e poi oltretutto con questo è arrivata, potremmo dire, una nuova fase, perché quando l'abbiamo prodotta insieme a Luigi ero curiosissimo di vedere quale sarebbe stato per un giorno il risultato, quindi c'è stata tutta un'attesa per un mese per tutta la fermentazione per arrivare poi ad assaggiarla. Quindi è stato veramente un momento bellissimo quello di poter vedere una birra che è proponibile, diciamo così, proponibile. Di che cosa è composta? Composta, abbiamo detto, dell'elicriso, che è una pianta molto molto buona per la respirazione, quindi aiuta il respiro, aiuta le persone nel momento in cui ha il catarro, le bronchiti e la tosse. Quindi è una pianta che apre da respiro, da sollievo da un punto di vista respiratorio. Quindi con questa si possono fare delle tisane,
È un'erba amara che però si può anche volendo, secondo i gusti, addolcire con del miele, con della marmellata, oppure integrandole con altre piante selvatiche. Intanto direi di farla girare così ne sentite anche l'odore, a proposito del sentire come esperienza di questa sera. La girare adesso. L'altra, anzi, questa, è il mirto.